Prova, prova. Amici e appassionati di hockey pista, ben trovati alla pista di Via Mercurio a Grosseto, dove sta per andare in scena il duello tra l'Edil Fox Circolo Pattinatori Grosseto e il GSH Tristino. Gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A1. Le squadre agli ordini degli arbitri Franco Ferrari. E Iovine di Eboli sono in mezzo al campo per la presentazione, ma vediamo quali sono le squadre che si presentano in campo. Il Grosseto con la consueta formazione schiera i portieri Michael Saitta numero 10 e Tommaso Bruni numero 1, quindi Alessandro Bardini numero 9, Federico Buralli 44, Romeo Danna 11, Andrea Fantozzi 54, Stefano Paghi numero 8, Mario Federico Rodriguez numero 6, Pablo Nelson Saavedra capitano numero 5, Matteo Battaglia numero 33, allenatore Federico Paghi. Il GSH Tristino risponde con i portieri Adrià Català numero 54 e Elia Claudio Zen numero 13. Numero 5 Andrea Faccin, numero 6 Andrea Malagoli, numero 8 Caio, numero 17 Joao Pinto, numero 58 Andrea Scuccato, numero 71 Davide Gavioli, numero 76 Gabriele Gavioli, numero 84 Emanuele Garzia. Allenatore della formazione vicentina, il portoghese Nuno Resende. Il Grosseto è reduce dalla bella prestazione fornita sulla pista della capolista Crédit Agricole Sarzana, mentre il Tristino ha vinto per 5-2 il derby contro il Valdagno. Una partita molto attesa dalla formazione grossetana, soprattutto che è alla ricerca di un risultato positivo dopo le 3 sconfitte consecutive contro il Forte dei Marmi, il Correggio, entrambe in casa, e quella di martedì sera contro il Sarzana. Il Tristino, che ha un record stagionale di 3 vittorie e 3 sconfitte e ha 3 punti in più quindi del Grosseto, ha vinto fino a questo momento le gare con Monza, Scandiano e Valdagno, ha perso quelle con Forte dei Marmi, Lodi e Sarzana. Nella loro storia Grosseto e Tristino si sono affrontate finora 8 volte tra il 1975 e il 1978, 4 successi toscani, un pareggio e 3 vittorie venete, 2 delle quali nel 1978, anno in cui il Tristino vinse il suo scudetto. Il Grosseto si è schierato in campo con Rodriguez, Danna, Paghi e Saavedra, il Arco, Ciuchi, e ovviamente con Saitta in porta. Il Tristino risponde con il numero 17 Joao Pinto, il numero 84 Emanuele Garcia, il numero 71 Davide Gavioli e il numero 17 Gavioli, detto, e il numero 6 Andrea Malagoli. In porta ovviamente Adrià Català. Accanto a me per questa telecronaca ancora una volta c'è Matteo Alfieri. Che partita sarà quella tra Grosseto e Tristino? Buonasera a tutti. Innanzitutto ci aspettiamo una partita gagliarda da parte del Grosseto, che si sta riprendendo dopo i 40 giorni di stop dovuti al Covid. Di fronte avrà una delle squadre più forti del campionato e quindi non sarà facile conquistare un risultato positivo da parte della formazione grossetana, però questi ragazzi ci hanno abituato a
a tante sorprese fin dall'inizio, e quindi vediamo cosa succederà. Intanto vediamo che il Grosseto è già partito in modo forte con Mario Rodriguez che gira la palla per Stefano Paghi. Vediamo Paghi prova, si viene fermato da Malagoli. Paghi, vediamo Danna, palla per Paghi. Paghi continua a ragionare. Danna insieme a Malagoli nell'angolo, palla a due, l'arbitro Ferrari ferma il gioco. Subito un tiro da parte del Trissino, ben intercettato da Michael Saitta. Grosseto è ripartito velocemente il contropiede, ancora palla per i biancorossi, palla a Pablo Saavedra che viene raddoppiato, perde palla a Malagoli, in linea passo a Maurizio. 50 secondi di gioco qui nel centro sportivo di Via Mercurio, la casa del Fox Grosseto. Il Grosseto, grazie ad una difesa attentissima, è riuscita nella gara di martedì a limitare la capolista. Primo tempo solamente 1-0, poi nel finale, complice un po' di stanchezza della formazione biancorossa, è arrivato il vantaggio più ampio della formazione rossonera. Ecco il Grosseto in attacco con Danna, bel passaggio per Saavedra, ma si oppone Català. Ancora il Grosseto in attacco, riparte il Sarzana, Malagoli, Joao Pinto, manovra ancora la palla il Trissino, vediamo Gavioli, Joao Pinto, Garcia, gira palla, ci sono ancora 17 secondi per l'azione del Sarzana, non trovano sbocchi, si gira, dicevamo, Emmanuel Garcia che riesce a tirare nonostante l'opposizione di Paghi, e la pallina va lentamente in fondo alla porta. 2 minuti e 15 secondi di gioco e il Trissino è in vantaggio qui a Grosseto. Ancora il Trissino in azione con Garcia, Joao Pinto, Malagoli, Joao Pinto va avanti, tenta il tiro da lontano Malagoli, ancora il Trissino in avanti, Gavioli prova ma si oppone Romeo Danna che riporta avanti la palla per il Grosseto, servito da Rodriguez che si libera da alcuni avversari ma non riesce a concludere, mantiene comunque la palla. Il Grosseto imbastisce una nuova azione con Saavedra, il capitano serve Rodriguez, quindi Stefano Paghi, Saavedra, Rodriguez, Saavedra, capitano Saavedra e insieme a Romeo Danna e Andrea Fantozzi il giocatore con più reti del Grosseto con 3, mentre nel Trissino i migliori marcatori sono Caio e Malagoli con 4 segnature. Danna, Rodriguez, prova da lontano Rodriguez, la palla esce alla destra di Català. Joao Pinto per una nuova azione, Gavioli mantiene palla dietro la porta, cerca un compagno smarcato, lo trova in Emanuele Garcia, ancora Trissino che mantiene palla, 9 secondi, 7 secondi per l'azione, vediamo, parte azione veloce per
Gavioli, ma recupera palla Stefano Paghi. Da Stefano Paghi, che manovrazione per Danna, ancora Paghi, Saavedra passa la metà campo, Rodriguez, Saavedra che guarda, alza la testa e cerca un compagno, lo trova in Danna, il tentativo è troppo debole e viene preso dalla difesa dei blu celesti di Vicentini. Gavioli, João Pinto, il Tristino è considerata una delle quattro favorite per lo scudetto, ma fino a mercoledì vediamo che c'è probabilmente un infortunio, che è un gioco a terra. João Pinto ha perso una ruota. E dicevamo che fino a mercoledì il Tristino stazionava con solo 6 punti e aveva perso gli scontri diretti con Forte Marmi, Lodi e Sarzana, ma con il 5-2 di Valdagno sembra che la formazione di Resende, il tecnico arrivato quest'estate da Lodi, sia cambiata marcia per la formazione veneta. Riprende il gioco, Paghi riconsegna la pallina al Tristino, che manovra con Gavioli, Malagoli, Garcia, ancora Gavioli, è entrato nel frattempo il numero 5 Alessandro Faccin, Malagoli, Gavioli perde palla e la riconquista Saavedra, che la porta avanti. Rodriguez, Paghi, Danna, Rodriguez, Paghi, circolazione di palla rapida per il Grosseto, che cerca l'imbucata, lo spazio giusto, tentativo dal lontano di Rodriguez con Danna, che ha cercato la deviazione volante non riuscendoci. Faccin per Malagoli, Gavioli, João Pinto, tornato in campo João Pinto, Malagoli, nulla di fatto, palla alta, si riprende con il Grosseto, sulla pallina Stefano Paghi per Rodriguez, Danna, Saavedra, Saavedra che si riesce a liberarsi di Gavioli, che lo segue come un'ombra. Saavedra serve dietro per Paghi, tentativo da lontano, si oppone Català, ma la palla rimane in possesso del Grosseto. Rodriguez, anticipato al momento del tiro Danna, contropiede, Malagoli però viene stoppato da Michael Saitta. João Pinto, la manona di Saavedra evita ogni rischio. Gavioli, João Pinto, Malagoli non riesce ad intercettare Rodriguez, che passa velocemente a Paghi e da qui a Saavedra. Il Grosseto non riesce a trovare sbocchi, si chiude molto bene subito la difesa vicentina. Danna, Paghi supera la metà campo, prova il tiro e si distende Català. Rodriguez,
Stefano Paghi, Rodriguez, un tiro cross che finisce comunque nel bastone di Danna, Saavedra, Rodriguez, Grosseto fa molta circolazione per cercare di trovare un varco, ci prova, deviazione volante di Saavedra ma nulla di fatto. Tentativo del Trissino, ribattuto Saavedra, Saavedra contropiede, veloce ma non ma chiuso molto bene da Emanuele Garcia. Riparte il Malagoli, Malagoli, Rodriguez e Paghi perfezionano il recupero. Rodriguez si ferma e subisce un fallo dai difensori del Trissino. Se ne stanno andando i primi 9 minuti, che partita sta venendo fuori? Una partita che Grosseto sta giocando bene, così come il Trissino. Purtroppo per il Grosseto c'è stato un mezzo infortunio del portiere Michael Saitta, probabilmente la palla ha avuto un rimbalzo strano e si è infilata nell'unico pertugio che aveva lasciato il portiere biancorosso. Andiamo ora in pista, è entrato Buralli per dare un po' di fiato a Stefano Paghi. Grosseto è andato vicino 2 volte alla segnatura con Pablo Saavedra e deviazione su bel tiro di Stefano Paghi, così come Danna. Vediamo tiro di Buralli da fuori, la palla passa molto vicino alla porta, ancora palla a Saavedra che viene puntualmente raddoppiato. Comunque sembra che il giocatore argentino sta stasera giocando una buona partita. Contropiede del Trissino ma Manuel Garcia riesce a nascondere la palla, e adesso la palla Malagoli. Malagoli ancora Manuel Garcia che gioca dietro porta. Vediamo Manuel Garcia, Malagoli, tiro. La palla ancora rimane dietro porta. Vediamo. Palla Gio Pinto. Sbaglia, riprende la palla Danna, ma Gio Pinto con il piede si porta avanti la palla, quindi fallo a favore del Grosseto. 10 minuti e 11 secondi di gioco a Grosseto, Trissino 1 ed il Fox Grosseto 0. Mentre fermo ancora sullo 0-0 il risultato al Capannino di Follonica tra il Galileo e il BDL Correggio, quando sono stati giocati 14 minuti e 20 secondi. Gavioli cerca l'imbucata vicino alla porta, ma fa buona guardia la difesa grossetana, riesce a riprendere ugualmente la palla Malagoli, ma è imbastire una non ovazione per il Trissino. Gio Pinto, Gavioli, il tiro di Gavioli non ha speranze, riparte il Grosseto, Federico Buralli, gran tiro di Buralli ma la palla finisce al lato, il tiro è la specialità di Buralli, un tiro forte e preciso solitamente. Gio Pinto si libera sia di Buralli che di Saavedra, serve in area ma ci fa buona guardia Romeo Danna. Rodriguez, Paghi, Danna, Danna trattenuto, vediamo cosa c'è. Un fallo per il Grosseto, 4 per il Trissino. Questo significa che i grossetani stanno impegnando. Attenzione, bella girata di Pablo Saavedra che non riesce a trovare la porta. Si riparte con una rimessa a favore del Trissino. Nuovamente in campo Faccin, Gio Pinto, Faccin, Malagoli. Malagoli punta Danna, però che però non c'è l'incentivo. Buralli contro Piazza Sedano, Danna,
Danna Pietro, bellissima, bellissima direzione di Saavedra, ma con una mano Català riesce a sventare la minaccia. Dall'altra parte si fa pericoloso il Trissino, ma in questo caso è la difesa grossetana brava a non farsi sorprendere. Cresce di tono la partita con il Grosseto, però che non riesce a concretizzare le occasioni avute fino a questo momento. Faccin, João Pinto, quindi Malagoli, ancora per João Pinto, per Faccin, gira palla il Trissino, il Grosseto cerca di tenerli lontani dall'area di rigore. Garcia, Faccin, ma viene anticipato Rodriguez, parte il Grosseto, Saavedra, veloce, rapida ripartenza, tentativo di Danna, ma Català dice ancora di no. Il Grosseto sta collezionando azioni su azioni, ma non riesce a trovare però il gol del pareggio. Faccin, cade Danna, João Pinto, la palla rimane in area, contropiede del Grosseto, Saavedra, Saavedra riesce a tenere palla nonostante l'attacco di João Pinto e Faccin, tra due avversari. Rimangono da giocare 11 minuti e 51 secondi, c'è un time out richiesto dal Trissino. Sono diventati 3 i falli di squadra per il Grosseto, 4 per gli ospiti. Le difese stanno riuscendo ad avere la meglio sugli attacchi fino a questo momento, soprattutto Adria Català, che sta dimostrando di essere un gran portiere. Per ben 3 volte ha tolto il gol al Grosseto su un bel tiro di prima di Danna, si è steso alla sua sinistra e ha parato con il guantone, e poi ancora 2 volte su Pablo Saavedra, che su tocco ravvicinato non si è fatto scavalcare dal tocco beffardo. Il Grosseto è salito un po' di condizione, sta ripartendo bene in contropiede, ma il Trissino è una corazzata e si sta dimostrando molto solida. Però il Grosseto sta attaccando bene, quindi la squadra veneta lascia qualcosa in difesa, ripartendo veloce in contropiede. Vediamo, insomma, mancano 11 minuti e 50, la partita è ancora molto lunga. Sì, come dicevo, è ancora lunga con il Grosseto, che ha provato in più occasioni a pareggiare, ma dai. Català si è sempre opposto alla grande. Vediamo che si riparte proprio con una palla a 2, vince la palla, torna in possesso di Saavedra, guarda Rodriguez e quindi Buralli. Nel frattempo è entrato Andrea Fantozzi, numero 54, che ha preso il posto di Danna. Saavedra, quindi Fantozzi velocemente per Rodriguez. Fantozzi cerca di bruciare sul tempo, ma c'è un altro ingresso, è entrato il numero 58 Andrea, scuccato per il Trissino. Buralli, ma con i gambali riesce Català a fermare. Fantozzi riparte velocemente. Fantozzi viene, forse c'era un... La difesa l'ha anticipato, forse al limite del regolamento, ma comunque si gioca. Scuccato. Garcia, João Pinto ma trova l'opposizione di Rodriguez. Fantozzi, Rodriguez, Saavedra.
sulla due dei difensori del tristino ed è Giova Pinto che gli porta via palla, scuccato. Pressing per il Grosseto che stanno cercando di rubare palla. Sistema il Grosseto, Giova Pinto. Scuccato. Cerca di opporsi Fantozzi. Emanuel Garcia, quindi Facin. Facin viene ostacolato da Fantozzi che gli porta via palla. Saavedra non riesce a mettere palla su Joao Pinto e poi viene sanzionato con un fallo. Nuovo cambio, torna Gavioli, esce Joao Pinto, sta cambiando molto i giocatori, Resende. Scuccato, Faccin e quindi Gavioli. Gavioli sta anticipato da Fantozzi, Muralli. Grosseto molto grintoso. Fantozzi. Fantozzi parte sulla sinistra, converte al centro. Viene anticipato da Català. Gavioli. Faccin. E arriva il raddoppio per il Trissino. Realizzarlo è il numero 71 Davide Gavioli. 15 minuti 44 secondi. Davide Gavioli. Per il raddoppio del Trissino. Un'azione improvvisa quella del Trissino. Un'azione forse viziata da un fallo su Pablo Saavedra che era in terra. Eccolo lì, ecco la rete di Mario Rodriguez che accorcia subito le distanze sul tiro da lontano di Muralli con l'argentino che devia e la palla passa sotto il gambale di Català. Il Grosseto non si meritava il doppio svantaggio e riesce a riequilibrare le sorti di una partita che sta giocando molto bene. Vediamo come andrà a finire. Appena 4 secondi è durato il doppio vantaggio del Trissino. Il Grosseto torna in partita quindi con Mario Rodriguez. Sempre più bella questa partita. Faccini attaccato da Fantozzi. Deve tornare indietro per Scuccato, quindi per Gavioli. Gavioli autore del secondo gol del Trissino. Torna il Grosseto in possesso di palla. Rodriguez guarda e trova Saavedra. Fantozzi. Ancora Saavedra. Fantozzi perde palla. Faccin. Faccin. Immediato l'assist per il 3-1 realizzato dal per il 3-1 di Scuccato. È un peccato perché se il Grosseto stava trovando molto bene, rientrando molto bene in partita, questa palla persa non ci voleva. Una leggerezza di Fantozzi a centropista, il Trissino naturalmente è ripartito velocemente con Gavioli, palla in mezzo e Scuccato è stato anche molto fortunato perché ha toccato la palla insieme al portiere Saitta che si è tuffato ma al volo l'ha purtroppo superato. E 3-1 per il Trissino. Il Grosseto non sta giocando male, il vantaggio diciamo che non ci sta, però questo è l'hockey, la partita è ancora molto lunga, 4 falli di squadra per 1, mancano ancora 8 minuti e 26 alla chiusura di questo primo tempo. Dopo questo time out chiamato da Federico Paghi si riprende con 8 minuti e 26 sul cronometro da giocare, 3-1 vantaggio Trissino. Thank you.
cade a terra paghi, non viene ravvisato nessuna irregolarità. Fantozzi lotta come un leone contro Scuccato, riesce a conquistare un palla a due. Fantozzi ancora, ma questa volta il possesso passa in Facin, Saavedra para e Rodriguez, Paghi, Fantozzi, due le reti da recuperare per il Grosseto, Stefano Paghi che sta facendo rifiatare Pablo Saavedra, Facin, Gavioli e quindi Malagoli, Gavioli, Scuccato, Gavioli, giro palla, il Trissi lo trova imbucata per Facin, ma fa buona guardia il Grosseto, ma Fantozzi non riesce a mantenere la palla che torna a casa, ci prova da lontano Facin, rallenta il ritmo il Grosseto con Rodriguez, Fantozzi, ancora Rodriguez, Paghi, Fantozzi parte sulla destra, si libera di Malagoli ma non riesce a mantenere la pallina che va in possesso al Trissino con Faccin e quindi Malagoli, Gavioli, Scuccato. Scuccato marcato da Buralli, Faccin, Gavioli. Gavioli. Assist per Faccin, numero 5 Faccin. È il 4-1. Per il Trissino, un risultato pesante per il Grosseto per quello che ha fatto vedere fino a questo momento al 19:07. Segniamo il gol di Faccin. E arriva anche il quinto gol per il Trissino. Grosseto forse ha bisogno, il gol è di Scuccato, 5 minuti e 40 da giocare, quindi 19:56 il gol di Scuccato. Dicevamo il Grosseto forse è il momento di reagire, rientra Saavedra e chiama subito al lavoro Català, ma il portiere para nel migliore dei modi. Malagoli, Federico Paghi chiede ai suoi ragazzi di stare più vicini, salito in cattedra il Trissino in questi pochi minuti tra il quindicesimo e il diciannovesimo hanno segnato 4 volte. Eccolo qua, però Saavedra reagisce sul grande assist di Stefano Paghi, 5-2, 20 minuti e 12 secondi, il Grosseto accorcia le distanze con il suo capitano Saavedra, servito ottimamente da Paghi.
immediatamente passano solamente 6 secondi, o anzi 8 secondi, e il Trissino autore del sesto gol, il numero 6 Malagoli. Quindi mettiamo il nome di Malagoli, 20 minuti e 40 e 20 secondi, 20 e 20 per il gol di Malagoli, numero 6 del Trissini. Quinto fallo per il Trissino. Saavedra per Buralli, quindi Saavedra recupera palla, Buralli, Stefano Paghi, Romeo Danna, vediamo il Grosseto se riesce ad avvicinarsi nuovamente agli avversari. Saavedra, Paghi per Buralli, ma fa buona guardia alla difesa del Trissino, che riapre una nuova azione con Gavioli. Scuccato Malagoli. Gavioli parte sulla destra, che ancora Malagoli, che porta a 7 le reti. Doppietta per Malagoli quando sono stati giocati 21 minuti e 7 secondi. Segniamo sul nostro taccuino personale il nome di Malagoli. C'è un time out per il Trissino, 7-2, risultato pesantissimo a questo punto. Un risultato molto pesante per il Grosseto, che in 3 minuti, in 2 minuti ha vanificato il buon primo tempo che aveva fatto. Lo strappo decisivo lo hanno dato Gavioli e Malagoli, con 3 azioni in fotocopia. Sono state decisive, affondi sulla sinistra e sulla destra, palla al centro e tocco al volo dell'attaccante che tra l'altro ha giocato anche nel Follonica. Si vede benissimo, insomma, che il Grosseto ha anche dei problemi fisici, perché gli attaccanti del Trissino tagliano la difesa come il burro. Ricordiamo però che il Trissino, insomma, è una squadra costruita per vincere, mette il Grosseto per salvarsi. Diamo fallo di squadra, Pablo Saavedra ancora una volta vicino al gol. 3 minuti e 40, ancora Gavioli che passa a Malagola. È rientrato in pista Mario Rodriguez, vediamo se con lui la difesa migliorerà. Palla a Faccin, ancora Gavioli, fallo di scuccato in aria, fallo di squadra. Vediamo, palla a Pablo Saavedra che la perde. Trissino sono indiavolati, aggrediscono la squadra biancorossa in tutte le zone della pista, come era lecito aspettarsi. Vediamo, parte ancora una volta Gavioli, questa volta non riesce il gioco, tocca a Malagoli passa scuccato, intercetta Paghi, vediamo il contropiede del Grosseto. Danna, purtroppo miracolo di Català, palla a pochi centimetri dalla porta, un bel tiro di Danna, ma Català alza il gambale e lo prende. Primo tempo che si sta chiudendo da incubo per il Grosseto. Non è nemmeno fortunato il Grosseto, ovviamente ci sono anche i portieri, Català ha fatto un bel tiro, c'è una ruba palla a fuoco, Paghi si oppone ancora a Català. Paghi da solo non riesce a portare a 3 le segnature del Grosseto. Ci prova da lontano Malagoli. Gavioli che sta facendo
il bello e il cattivo tempo in questo momento. Jo Pinto è tornato in campo, vediamo che scambia con Gavioli. Gavioli lo recisce sulla sinistra, si posta sulla destra, serve Malagoli, poi ancora Gavioli che prova a trovare un Pertugio nella porta sinistra della porta di Paghi, che fa buona guardia di Saito, scusate, Rodriguez, Saavedra, Rodriguez, Grosseto, il Grosseto non trova spazi in questo momento. Saavedra si allunga, Català, e via il tentativo del capitano argentino del Fox Grosseto. Malagoli scuccato, Garcia scuccato, Jo Pinto, Malagoli, Malagoli lotta con Saavedra, gira intorno alla porta e poi cerca un avversario cui passare la palla. Jo Pinto, 32 secondi, Saitta para molto bene, questo chiuderà in attacco il Trissino. 22 secondi al termine del primo tempo, 7-2 vantaggio del GSH Trissino sulla del Fox Grosseto. Malagoli, Jo Pinto, 8 secondi, Jo Pinto cerca di programmare l'ultimo tiro, 2 secondi, Pinto, l'ultimo tentativo è di Garcia che svanisce sul fondo all'esterno della rete. Tornano negli spogliatoi. Cosa dirà Paghi ai suoi ragazzi dopo questo 7-2? Ma credo che non sarà contento, anche perché il Grosseto era partito molto bene, aveva subito un gol assolutamente immeritato, e poi dall'ottavo minuto, con il risultato sempre in bilico, ha avuto un blackout che è durato almeno 5 minuti, che è costato la bellezza di 4 reti. Il Grosseto ha segnato due gol con Pablo Saavedra e Mario Rodriguez, che avevano fatto sperare. Adesso servirà un miracolo in questo secondo tempo per il Grosseto. Bene, appuntamento fra 10 minuti dopo il riposo.
arriva. Secondo tempo di Grosseto Trissino. La formazione vicentina ha chiuso i primi 25 minuti in vantaggio per 7-2. A segno Garcia, Gavioli, 2-1 per Rodriguez, quindi 3-1 di Scuccato. Faccin ancora Scuccato, Saavedra per il momentaneo 5-2. E poi doppietta di Malagoli al 20-20 e al 21-07 per il 7-2. Riprende il gioco, nel Grosseto è entrato Matteo Battaglia, in campo anche Stefano Paghi, Mario Rodriguez e Romeo Danna. Il Trissino risponde con Garcia, Malagoli, Joao Pinto e Gavioli. Battaglia che lotta per conquistare la palla, riesce a prendermela ma la riperde. Gavioli imposta una nuova azione. Il Trissino è cresciuto di rendimento nella seconda parte del primo tempo, dopo che i grossetani lo hanno fatto soffrire fino al 2-1 momentaneo di Rodriguez. Dopo il gol di Scuccato, il Trissino è diventato padrone del campo e con Gavioli ha trovato 4 gol, fotocopia, fuga sulla destra, assist al centro e gol di Malagoli o di Scuccato o Faccin. Gavioli ci prova, non succede niente, ma Gavioli riesce a mantenere palla. Malagoli, Gavioli per Joao Pinto, lo anticipa Stefano Paghi. Battaglia, Rodriguez, Garcia cerca Malagoli ma capisce tutto Battaglia e lo anticipa. Garcia spara bene, molto bene Saitta. Garcia riesce a avere il turno in possesso della palla, anticipato però dalla ripresa. Battaglia per Stefano Paghi, gran gol di Stefano Paghi, 1 minuto e 55. Gran gol di Stefano Paghi che porta sul 7-3 il risultato. Segniamo nel secondo tempo a 1:55 il gol di Stefano Paghi. Per Paghi è il secondo gol stagionale. Gavioli, Joao Pinto, Malagoli, ancora Joao Pinto, Malagoli, tiro dalla distanza che va a sbattere sul guantone di Rodriguez. Rigore, fallo su Stefano Paghi lanciato a rete. È un fallo che porta sul dischetto. Dai Gufo! Dai, dai, dai! Forte, forte! Stefano Paghi contro Adria Català. 2 minuti e 38 secondi se ne sono andati nel secondo tempo. Si salva Català. Peccato, una buona occasione per il Grosseto per rifarsi sotto. Sì, poteva essere il 7-4, la partita è ancora lunga. Grosseto sta giocando un secondo tempo gagliardo. Un rigore che Stefano Paghi ha tirato anche bene. Adria Català con i gambali è riuscito a togliere la palla dall'angolino alto. Andiamo ora, un fallo di squadra per il Trissino. Riparte Joao Pinto. 7-3 risultato, manca 22 minuti. Grosseto è più aggressivo e sembra che sia partito con... Vediamo ancora la palla recuperata da Danna. Tiro di Danna, bella parata di Català.
Grosseto ha cambiato atteggiamento e sta spingendo a tutta pista i giocatori del Trissino. Ancora un'azione di Gavioli sulla fascia. Vediamo Matteo Battaglia, recupera palla e conquista un bel fallo di squadra. Andiamo sulla palla Rodriguez, Paghi, Rodriguez, Battaglia, minuti importanti per l'attaccante, per il giovane attaccante del Grosseto. Andiamo Gavioli, Malagoli, giro a tre del Trissino, palla per Joao Pinto, ancora Malagoli, recupera palla a Mario Rodriguez, vediamo, il Grosseto sta partendo in contropiede, però Malagoli è più veloce, recupera ancora palla, vediamo il contropiede, parata di Saitta che finalmente sta uscendo anche lui. Vediamo Matteo Battaglia, Garzia, parata di Saitta. Trissino ancora recupera pallina, ritmo indiavolato da parte di tutte e due le squadre. Trissino che manovra palla con Malagoli, quindi Joao Pinto marcato prima da Danna, poi da Rodriguez, riesce comunque a mantenere palla il Trissino. Joao Pinto per Emanuel Garzia, quindi per Davide Gavioli. Malagoli, non trovano lo spazio per tirare, quindi ripartono da dietro, 2 secondi, 1 secondo. Scade il tempo, palla al Grosseto, esce Battaglia e torna in pista il capitano Pablo Nelson Saavedra. Saavedra, Grosseto, come diceva Matteo, molto più aggressiva in questa inizio ripresa. Ancora il Trissino ha un vantaggio di tutto rispetto, 4 reti, ma vediamo se il Grosseto riuscirà a ridurre le distanze. Non riesce il passaggio per Saavedra, ci prova Malagoli e Saitta salva. La palla è uscita, si riprenderà quindi. Chiede intensità il coach Federico Paghi. Paghi sulla palla, Rodriguez, vediamo se Danna, vediamo, cercano Saavedra, è riuscito il passaggio a Saavedra. Rodriguez, il Grosseto cerca spazi, si impenna la pallina tirata da Paghi, la rimessa è biancorossa perché la pallina è stata deviata da un giocatore in maglia blu celeste. Danna per Saavedra, quindi Rodriguez, da lontano, ma la palla rimane in possesso del Grosseto. Danna, bella parata di Català, forse un palo di piedi, Garzia, lotta Saavedra con Garzia che però riesce a avere la meglio e a provare un tiro all'indirizzo di Saitta. Gavioli recupera palla, Joao Pinto e ancora Gavioli, ancora Joao Pinto. Scuccato, scuccato, marcato da Danna.
cercano di ostacolare. Si gira molto bene Jopint, ma la sua conclusione finisce alta. ...18:20 ancora da giocare, non è cambiato il risultato dopo il gol segnato al minuto 55 della ripresa da Stefano Paghi. Saavedra, c'è danno a terra ma si prosegue, Saavedra. Paghi, Paghi tiro da lontano, non riesce, recupera Rodriguez, il Grosseto è un po' sbilanciato ma recupera João Pinto. Danna, Danna prova l'incursione per Rodriguez, indietro a Saavedra, ancora Rodriguez, ancora Saavedra, scambiano i due argentini ex Follonica. Saavedra va via sulla sinistra, torna indietro a Stefano Paghi. La palla provata, deviata da Danna, finisce alta ma smanaccia Català. Gavioli, Gavioli sulla destra, il Grosseto non gli lasciano però lo spazio che ha permesso a Gavioli di fare gli assist che hanno praticamente fin qui deciso la gara. João Pinto, il capitano del Trissino. Garcia, Gavioli, Gavioli si cerca spazi, va sul fondo, non ci sono compagni vicino a lui, c'è solamente Garcia, quindi torna indietro per Stuccato che trova la conclusione ma molto al lato. Rodriguez, Saavedra, perde palla Saavedra, riparte il Trissino. Stuccato, tentativo di Stuccato, non si fa sorprendere la difesa grossetana. Stefano Paghi, Saavedra, Danna, torna in pista anche Federico Buralli, vediamo se il Grosseto si affiderà a lui per che il tiri da lontano. Rodriguez, Buralli, Buralli avanza, marcato da Garcia, mantiene palla e poi la lascia la pallina a Rodriguez. Buralli, tiro immediato di Danna, para il portiere Català. Danna per Rodriguez. Batte Buralli per Rodriguez. Rodriguez porta a spasso Garcia, ancora Rodriguez, Saavedra, Danna. Grosseto gira palla ma fanno buona guardia i difensori. Buralli da lontano ma si distende ancora Català e ferma questo tentativo dell'Edilfox. Deviazione volante di Danna che finisce alta e si riprende il gioco con il Trissino che manovra. Scuccato, quindi João Pinto, Faccin, João Pinto, Scuccato, Faccin, Malagoli, Scuccato, Malagoli, vediamo che vede Faccin libero. João Pinto per Malagoli, azione elaborata dal Trissino che continua a giocare al limite. Un secondo, due secondi si gioca, quella che sfuma l'azione, 45 secondi del Trissino. Danna, Saavedra, il Trissino sembra in totale controllo del match anche se il Grosseto ha fatto vedere qualcosina in più. Il Grosseto, cioè, ci sta mettendo grinta e tutto quello che ha, e per ora la squadra biancorossa sta reggendo e il Trissino
sono due azioni che non riesce nemmeno a tirare in porta. Ora fallo di squadra da parte del Grosseto per un blocco di Buralli per Saavedra, che era ben partito sulla fascia. Vediamo, parte Joao Pinto, non riesce a tenerlo lì. Grosseto con un atteggiamento diverso che fa ben sperare per le prossime partite, quando il Grosseto dovrà cercare dei punti importanti, a cominciare da mercoledì, giocherà sulla pista di Breganze, una squadra davvero alla portata che anche stasera sta perdendo e si trova all'ultimo posto della classifica. Vediamo, il Tristino sta prendendo i 45 secondi anche in questa azione, perde palla ancora una volta. È la terza volta in questa partita che il Tristino non riesce a completare un'azione, quindi segno che la difesa del Grossetana sta funzionando. A proposito di Tristino, molto spazio sta avendo in questi di Breganze, parlava Matteo di Breganze, prossimo avversario mercoledì dell'Edil Fox Grosseto. Molto spazio sta avendo un giocatore che proviene proprio da Breganze, Andrea Scuccato, classe 1900. Eccolo qua il gol del Grosseto, è il numero 5, Pablo Saavedra. 13 minuti e 9 secondi ancora da giocare. Un gran gol per Pablo Saavedra. Il Grosseto si avvicina, si fa minaccioso, vediamo se riuscirà in questi 12 minuti a mettere paura alla corazzata Tristino. Per adesso 2-0 il parziale di secondo tempo per il Grosseto. Rodriguez per Saavedra, Saavedra, gran gol, ancora giravolta per Saavedra. Il Grosseto nemmeno in un minuto recupera il due gol, siamo sul 7-5. Per il Tristino, e chiama subito time out Resende. È un grande Pablo Saavedra quello del secondo tempo del Grosseto, con due grandissime giocate riporta il Grosseto a 12 minuti e 40 dalla fine della partita in partita. Ora ancora è presto per dire che la partita è riaperta, comunque il Grosseto in questo secondo tempo sta dimostrando di poter giocare con chiunque e tutti insieme, come gli sta dicendo il tecnico Federico Pagli in panchina, potrebbe succedere anche il miracolo. Torniamo a Saavedra che con due grandi gol, un alza e schiaccia da pochi metri dalla porta e con un'altra Veronica ha messo la palla al 7 beffando Català. Andiamo in pista, adesso è uscito Stefano Paghi, è entrato Federico Buralli. Il resto del quintetto è composto da Saavedra, Danna e Mario Rodriguez. Si riparte, 12:40 ancora da giocare, Grosseto che ha portato a 5 i suoi gol. È il maggior numero di segnature stagionali e si era fermato a 4 contro il Correggio, è arrivato a 5. Saavedra, autore fino a questo momento di una tripletta, recupera palla Rodriguez, Buralli, Danna, gran secondo tempo per il Grosseto. Grande difesa, soprattutto prende qualche rischio il Grosseto, ma riesce a mantenere il possesso della pallina. Rodriguez per Buralli, Danna chiede un fallo, ma tentativo del Grosseto, ma si salva Català. Gavioli corre sulla sinistra, si converge al centro, non ci trova nessun compagno, deve andare a riprendere palla Scuccato, ma passano i 5 secondi
per cui la palla torna al Grosseto in buona posizione, la palla si rimette dal limite dell'area, quindi Grosseto in avanti, anche se ha una muraglia di giocatori vicentini davanti. Saavedra, vediamo Saavedra e Rodriguez sulla palla. Rodriguez ci prova subito ma non trova lo specchio. Saavedra alza e schiaccia, ma stavolta Català con la mano sinistra devia la pallina. Gavioli alza la sua palla ma è ancora il Grosseto in possesso della sfera. Saavedra, Buralli, Saavedra, Danna, Buralli, Saavedra, Buralli. Buralli corre veloce sulla destra, Danna si rimette in rete, la palla sotto per Buralli, murato. Buralli mantiene la palla e non sfuma l'azione del Grosseto. Un'altra buona occasione per accorciare ulteriormente le distanze. Sette falli di squadra per entrambe le formazioni. Si salva in questa occasione il Grosseto sul tentativo ravvicinato di un giocatore del Trissino. Si riparte con Rodriguez in avanti. Saavedra. Saavedra fa tutto da solo ma viene fermato da Garcia. Malagoli, tiro di Malagoli, questa volta si oppone molto bene Michael Saitta, sembra ha velocizzato ovviamente la sua azione in Trissino. Rodriguez, ma il Grosseto non molla. Buralli, Buralli, Buralli attaccato da Garcia ma c'è Saavedra pronto a recuperare la pallina. Buralli, Buralli marcato a Gavioli, palla Català, tentativo di ma non riesce il tap-in per Danna. Saavedra, Rodriguez, Grosseto arrembante in questi minuti. Buralli, vediamo, porta avanti palla marcato da Garcia. Malagoli ruba palla a Buralli per Saavedra, era solo contro Català, esce il portiere e respinge il tentativo del giocatore Viareggino. Malagoli, Gavioli, Gavioli gli sporca il tentativo. Buralli, Saavedra, è abbassata la temperatura nella senso struttura di via Mercurio. Paghi prova la reazione, non riesce a Danna. In avanti il Trissino. Garcia, scuccato Gavioli. Saitta via ma poi non completa la deviazione Malagoli. Saavedra, Saavedra ha tutta la difesa del Trissino davanti a sé. Paghi, Rodriguez, mister Paghi prova ancora la mossa Fantozzi. Stefano Paghi, Danna, Paghi, vediamo, tira da lontano, controlla Català. Gavioli, 7 minuti e 40 secondi ancora da giocare. Garcia, João Pinto, Gavioli, João Pinto, João Pinto per Emanuele Garcia. Il Grosseto non lascia spazi all'attacco vicentino. Gavioli, Garcia, vediamo Fantozzi si oppone. Malagoli, tentativo in area, ma Fantozzi anticipa tutti e parte, passa a Rodriguez, quindi a Paghi.
Paghi, Rodriguez, ora Danna, ancora Paghi, Rodriguez cerca un avversario, non riesce a trovarlo, avanti e torna indietro per Fantozzi. Fantozzi avanza, tentativo murato dalla difesa. Gio Pinto, Garzia, bravo Mario, fa buona guardia della difesa del Grosseto. 6 minuti 29 secondi da giocare, parte Paghi, vediamo, ci prova, poi desiste, passa a Danna, quindi a Rodriguez. Grosseto ancora in attacco, 30 secondi per concludere l'azione. Fantozzi, ci prova Fantozzi, ma il Danna viene anticipato da Gavioli. Garzia, Gio Pinto, si oppone Saitta, Rodriguez, Fantozzi, Paghi, prova la deviazione Danna, non riuscita. Garzia contro Fantozzi, Garzia mantiene palla, Fantozzi gliela sporca e la manda in fuori dalle balaustre. 5:32, non è cambiato il risultato, ma il Grosseto sta tenendo molto bene testa. È un secondo tempo molto importante quello che sta giocando il Grosseto, a 5 minuti e 32 dalla fine. Sta perdendo sempre 7-5, però il parziale del secondo tempo è 3-0 per il Grosseto, che sta disputando un grande secondo tempo dopo un passaggio a vuoto che è costato probabilmente la partita. Vediamo adesso, ha chiesto un time out Paghi probabilmente per far riprendere fiato ai ragazzi. Gli ultimi 5 minuti e 30, 7 falli per squadra per uno. Un secondo tempo che fa ben sperare per il futuro. Queste non sono le partite che deve vincere il circolo pattinatori Grosseto, ma vediamo che i ragazzi sono tutti ben disposti affinché questa partita possa finire meglio di come è iniziata. Vediamo anche il Trissino, anche il tecnico Luno Resende sta dando la carica alla squadra, che nel secondo tempo forse paga del risultato, ha tirato un po' i remi in barca. Vediamo, riparte il gioco, palla, la linea torna a Maurizio. Sì, ecco qua, il Trissino pensava di poter chiudere, c'è un fallo, vediamo, non viene riscontrato un fallo su Rodriguez, quindi continua l'azione d'attacco del Trissino. Gavioli, Malagoli, Joao Pinto e quindi Garzia. Ci prova Gio Pinto ad andare verso la porta grossetale, deve tornare indietro perché non ci sono spazi. Gavioli sterzata e poi palla sulla destra a Garzia. Nostra! Paura, Grosseto 3-0 in questa seconda ripresa, 11-1 al 1-55 Paghi. Poi il 7-4 segnato da Saavedra a 11 minuti e 51 secondi, e poi a 12 minuti e 20 secondi ancora Capitan Saavedra, sporcata da Gavioli la tentativo di Fantozzi, la palla torna quindi al Trissino. Gio Pinto, chiede la palla Rodriguez, ma gli arbitri non ravvedono infrazioni. Malagoli gira dietro la porta, lo marca Saavedra, Joao Pinto, i grossetani ben chiusi in difesa, quindi si riparte da Gavioli. Malagoli, forza. 3 minuti 56 secondi, Saitta ferma il tentativo di Emanuele Garzia. Fantozzi, vediamo se la velocità di Fantozzi parte sulla sinistra, mette al centro, Saavedra viene
marcato stretto da Gavioli, non riesce, quindi colpito Saavedra, non viene avvisato nessuno. Saavedra si lamenta, ma prosegue il gioco del Trissino, alza e schiaccia, ci prova Garzia rimane dietro le porte, passa a Malagoli, ritorna indietro per Gio Pinto, Gavioli, Gavioli, Garzia marcato da Paghi, perde palla il Trissino, la recupera Fantozzi, Paghi, Saavedra si fa sotto e riesce a mantenere la palla dall'attacco del Trissino. Sono due soli giocatori nell'area del Trissino, arriva anche Paghi in sostegno, Català allunga la manona e devia questo tentativo del numero 8 in maglia bianco-rossa. Si riparte quindi con il Grosseto in possesso di palla, Saavedra e Fantozzi, Saavedra serve Paghi, Rodriguez, Grosseto prova gli ultimi assalti per cercare di rimettere in piedi questa partita, si salva Català. Time out del Trissino, sono 8 i falli di squadra per il Grosseto, 7 per il Trissino. Il Trissino conduceva dopo la fine del primo tempo per 7-2 grazie alle reti di Garzia, Gavioli, Scuccato, Faccin, che ha chiuso la prima frazione di Malagoli. Il Grosseto poi ha replicato con Paghi e una doppietta di Saavedra, che ha firmato così il suo terzo gol di questa partita, il sesto stagionale capitano, che lo scorso anno in Serie A2 è arrivato a 40 segnature. Si riparte con un palla a due, Gio Pinto e Saavedra, i due capitani. Saavedra alza e schiaccia, non riesce la giocata del giocatore argentino, ma ormai da anni domiciliato a Follonica. Malagoli, Gavioli, marcato stretto da Saavedra, Mario Saavedra che si cerca di rubare palla a Gio Pinto, ci riesce, la passa a Saavedra, Saavedra si accentra, tiro, ma Català è pronto a deviare la sfera, ancora in avanti Grosseto che ha 39 secondi per completare l'azione, Fantozzi, Saavedra, Paghi, Rodriguez, tiro di Rodriguez, Català va a togliere la sesta rete dalla porta. Accidenta Gucci! Dai Mario, va bene Mario. Fantozzi, vediamo gli arbitri, dicono che si deve ribattere. Saavedra, Rodriguez, Stefano Paghi, smorzata da Gio Pinto, Malagoli, azione per il Trissino che passa Gavioli avanza tra due avversari, perde palla, si riparte da Rodriguez per Fantozzi, ci prova Fantozzi ma ci sono troppi avversari davanti a lui e quindi l'azione sfuma, Gavioli, Garzia, Malagoli torna indietro, Gio Pinto marcato da Saavedra e da Paghi che riesce a toccare ma la pallina riesce, schizza ancora dalle parti di Malagoli, Saavedra in anticipo su Malagoli per gli arbitri c'è un fallo di Saavedra, quindi si riparte con palla al Trissino, Gavioli,
Malavoli, Saavedra, Saavedra porta avanti palla, la pallina per Fantozzi, Fantozzi per Paghi, vediamo se il custode riesce a trovare il varco giusto per battere Català. Rodriguez lo anticipa Joao Pinto, che riporta davanti la palla a Gavioli. 20 secondi, siamo ormai sui titoli di coda di questa sfida al Via Mercurio tra il Lady Fox e lo Stato GSH Trissino. Gavioli, Gavioli gira per Joao Pinto, ormai mantiene palla il Trissino per evitare, sono già in piedi i giocatori della panchina vicentina. Prova l'ultimo tentativo Gavioli, eccolo qua, suona la sirena. Il Trissino passa a Grosseto 7-5, ma il Grosseto esce a testa alta nuovamente da questo incontro con un grande secondo tempo, chiuso in un parziale 3-0. Il confronto è deciso tra il 19esimo e il 21esimo del primo tempo, nel quale, durante il quale Faccin scuccato e poi Malagoli con una doppietta hanno praticamente chiuso la partita. Un vero peccato per quei due minuti fatali che hanno portato 4 gol del Trissino. Eh sì Maurizio, è proprio vero, 2 minuti che sono costati 4 reti al Grosseto, un blackout probabilmente spiegabile dalla maggiore freschezza atletica di una squadra che non ha dovuto fare conti con il Covid. Ma questo Grosseto non deve abbattersi, perché ha avuto la forza di vincere il secondo tempo con il punteggio di 3-0 grazie a un grande Pablo Saavedra. Ma tutti sono stati bravi, da Andrea Fantozzi, Stefano Paghi, Federico Buralli, Mario Rodriguez e anche Romeo Danna, compresi i due giocatori che non sono ancora entrati, ovvero Alessandro Bardini e Tommaso Bruni. I complimenti quindi vanno al Trissino, che ha dimostrato di, era soltanto un passaggio a vuoto quello di essere a metà della classifica. Trissino con questi 3 punti viene, torna nella parte alta della graduatoria, e il Grosseto dovrà cercare di strappare punti con avversari più alla portata. Comunque complimenti al Trissino, ma complimenti anche al Grosseto. Bene, da Grosseto e tutti, solo per ribadire il risultato finale, ed il Fox Grosseto 5 GSH Trissino 7. A tutti la più cordiale buonasera.